Ok ragazzi, si continua. Qua l'ha chiuso, vero? Già dimenticato. E dire che ho ripreso 2 minuti dopo la parte precedente. Benissimo. Si passava da qui. Tieni premuto. Ah, passava sul tasto dall'altra parte. Quindi praticamente il problema di Mister X è eliminato. Parzialmente. Perché non mi spiego, se è stato tranciato in due. Da quel cretino. Perché poi lo affronta nuovamente Leon alla fine? Dio no. Non sono pronto per questo schifo. Ora sono nella merda fino al collo, letteralmente. Ah 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 ah. Ti piace la merda, vero? No, qua non posso fare nulla, non ho neanche la cosa. Per girare. Quanto ti piace la merda, eh? Ma dite che... Cazzo, fa dei rumori strani là, tipo... Aspetta. Ah, mi sa che l'ho messo a posto. Puttana merda. Ecco, mi sto chiedendo, ma secondo voi con lei affronterò gli stessi mostri anche qui? Cioè, ne vorrei fare a meno, sinceramente. Cioè, perché sì, c'ho i proiettilini, però. Puttana, ma sono un idiota. Non ho mica preso i proiettili dalla cassa. Sono un cazzo di genio. Cioè, io voglio che mi stringiate la mano. Cioè, non ho preso i proiettili dalla cassa. Proiettili acidi, almeno, nulla. Una funicolare. Qui. Dopo aver visto aberrazioni di mutanti di tutti i tipi, si stupisce di una funicolare, capito? La signorina. Una funicolare qui? Oh, stai scherzando? Gesù Cristo. Brava, insultagli la mamma. Sicuramente cambierà le cose, vero? Mica che palle però quando si bloccano. Oh, Gesù, l'ho evitato di poco. Oh merda, puttana! Adesso mi fate girare il cazzo! Oh, prendi lancia, che cazzo hai fatto? Ma dov'è l'altro? Cioè, è qua. Guardali! Vediamo se riesco a beccarne due almeno. Andati? Mo si rialzano. Brutte merde. Vabbè, copie dell'email, queste cose le avevamo già viste, sì. Via. Trovato! Trovato. Minchia, 187 proiettili! Wow! Oh my god! Aspetta un attimo, qua. C'è sempre la strizza che una piantina non basta e devi sprecarlo, però. Solitamente dopo l'attacco dei Licker che una piantina non basta. Si sono rialzati. Dettagli. Dove diavolo? Sherry, te l'ho detto, non posso andarmene se non finisco il mio lavoro. È quello che dici sempre. Sherry, perché non sei rimasta a casa? Eri al sicuro lì. Ehi, Sherry! Avevo paura. Quei mostri erano ovunque. Bisogna chiamare la polizia. Come ti abbiamo insegnato? L'ho fatto, ma non è arrivata. E tu non rispondevi al telefono, quindi... Sherry, io non ho tempo per questo. Povera piccola. Sherry! Sherry, arrivo! Aspettami, Sherry. Sto arrivando. Aspettami 2 ore, preferibilmente. Aspetta, aspetta. Vabbè, qua lo deve fare il leone. Sì, sta roba... No, non dimmi che dovrei... Madonna, sto cazzo di nuovo. Qua depositiamo un po' di shit perché ne ho veramente, veramente troppo.
Allora, munizioni incendiarie. Prendiamo. Ossi di legna, grata strada. Pianta. Minchia, molte le piante che ho. Puttana. È un botto. Metto a posto anche questa. Non dovrei averne bisogno. Se sto attento. Benissimo, munizioni. Qua non c'è un corno. Aspetta la mappa. Poi ce ne sarà un'altra copia per Leon. Allora, qui la situazione mi fa veramente girare i coglioni. Però ci sono tre pezzi. Vabbè, però beh, delle istruzioni. Minchia, no, gli spinotti. Però ne mancano uno. Due? Ah, mancano due. Ok. Quindi dobbiamo rifare più o meno la stessa cosa dell'altra volta, solo che... Mi sa che ne mancano di meno, se non mi sbaglio. Allo zombie di là. La coda dell'occhio l'ho visto. Mi sono già dimenticato questa parte fatta con Leon, perché non mi ricordo assolutamente se questa parte fatta con Leon mancavano più di uno spinotto. Cioè mancavano tutti, oppure boh. Non ricordo, madonna. Bulls. Ah, per aprire, ok. Nota di Leon. C'è, già passata? Questione che è sospesa. Si prego, no? Ti prego a farlo sapere al mondo intero se... Richiesta identificazione con bracciale per la funicolare. This is bad. No, combinazione scritta di lato, ok. Non so che punto è il mio. Non so se posso sbloccare ancora l'inventario. Forse c'ho spazio per altre due cose, non ne sono sicuro. Mo vediamo cosa ci regala di gioia quella cassaforte. Tutto stronzo rimane a terra, si spera. Allora, 2 a sinistra, 12. Ok. Vediamo. Ecco, vedere. Spara i proiettili più potenti. Ecco, quindi la motivazione. Ma è che tu rimani lì con quella piantina. Non mi ci avvicino. Ecco il perché. Quindi abbiamo ottenuto. No, il ciccione là sotto. Ottenuto con la pistola. Cioè, i proiettili potenti. Perché? Qui voglio vedere se sono più di uno. Ecco, infatti, sono più di uno. Ma la cavo con una granata, vaffanculo. Perché fare l'idiota quando posso lanciare un proiettile e via? Sei serio? Questo è ancora vivo. Questo è ancora vivo. Questo proprio resiste? Cioè, la faccia del proiettile. Krishna. Quanto mi rode il culo quando non muoiono subito. No, dai, c'è già l'inventario pienissimo. Questo si dovrebbe rialzare. Non ora. Non oggi, ma un domani. Però questa, dall'altra parte, se la uso tutta bene in tutte le porte, la devo buttare, poi non mi serve più. Quindi va bene così. Dio Cristo. Me la metto nel culo questa. Ah no, aspetta. Chi è? Ok, abbiamo la chiave. Benissimo. No. Mi stavo già entusiasmando, stavo dicendo, no, questo funziona ancora, non è rotto, è rotto. Qui lo devo aprire dall'altro lato. Buono. Quindi c'è lo stage delle fogne e poi ci sarà lo stage della... Porca trama, dovrei scendere secondo voi qui? Il fatto è che non ho neanche spazio, non posso scendere qui. Ah no, aspetta! Ah! Mica le munizioni acide, porca puttana.
Aspetta, Ok, questo posto è inquietante. Tu dici? Cristo, con la cagata. Aspetta un attimo. Ma sta roba? No, devo per forza buttare. Oh, Jesus Christ. Vabbè, lo lasciamo lì la piantina. Oh, che schifo. Sono ovunque. Sono ovunque. Ok, facciamo così. Mi la uzzi perché qua mi blocca sto stronzo, se no. No. Vale. Andato. E vaffanculo con la merda di tua nonna. Dove ricarico? Allora, qui in teoria se vado su davanti. Oh cazzo. Vado da nessuna parte. Che palle. Brucia nella tua merda. Non troppo in mezzo con me. E muori. Ale. Ah, è andato. Ora, preferibilmente gli altri cercano di saltarli. Fan. La mattina te la metto in bocca. Anche l'altro ha fatto danni, non credo. Via. Immaginate se la porta era chiusa, non si doveva venire qui. Bene. Qua dovrebbero esserci i cosi che mi servono. Almeno uno. Più di uno. I don't know. Oh sì. No cazzo. Vabbè, aspetta, faccio così. Ah, ok. Dio, ti prego, dimmi che non dovevo prendere spinotti da nessuna parte. Posso risolverla così sta cosa. Ne mancavano tre di spinotti, non vorrei dire. Ma vaffanculo, perché prendo queste idiozie? Poi rimango fregato. Se prendo questo, che succede? Si chiude, benissimo, ok. E se lo metto qua? Queen. Ok, e se vado di sopra c'è un altro di spinotto. Tana, è caduto qualcosa. Caduto qualcosa. Ah, ecco. Ok, quindi qui sopra non ci devo più tornare praticamente. Caduto un po'. Ah, porca puttana, ma che mi scopo la mamma merda. Figli di una puttana, guarda! Ma che cavolo! Mica! Bel fuoco! Figlio di troia! E l'altro tranquillamente, nulla si è fatto, guarda, solo le gambettine bruciate, cicciona di merda! Cioè, non pensavo di trovarmelo proprio lì! Pezzi di merda! Ciccioni, ecco qua! Sì, bravo! Oh, l'altro si rialza. Allora, qui la situation è questa. Prendo questo pezzo. Si chiude. In teoria dovrei poter aprire qua. Yes, baby. Cosa vedo qui? Cos'è sta maialata? Fucile a scarica elettrica? Esiste. Qui lo sblocchiamo. Bene. Ok, dopo notevoli sotterfugi sono riuscito a piazzarli nel modo corretto in modo tale da tenerle tutte nell'inventario e
svignarmela alla grande. Questa arma non la userò mai, sappiatelo. Cioè, la userò solo in casi estremi, ovviamente, ma proverò anche a non usarla. Però ve la devo far vedere, ovviamente, però. Ecco, tipo questo sarebbe un caso estremo anche usarlo. Che non so se riesco a passare lì in mezzo. Che palle. Che palle, c'ho troppa shit. C'ho troppa shit. Io non so se riesco a passare. Ma ne ho granate, sì, così se mi attacca. Ho memoria io, però mi ricordo che di là c'era uno stronzo. Cioè, usciva uno stronzo da sott'acqua. Non so se riesco a passare. Guarda. Lo sapevo. Mancato. Mancato. Ho lasciato una piantina indietro, ma non mi interessa niente. Non rischio di lasciarci le penne per una piantina. Ora ne abbiamo due, ce ne manca uno in realtà. Che lo prendiamo dall'altra parte. Minchia, qua mi sa che si è svegliato qualcuno però. Ecco, ciccione di merda. Guarda. Pallini di spara. Minchia, quanto cazzo mi fate girare i coglioni. Pezzi di merda, di merda, di merda. Che vaffanculo. Lo vedi? No! Non ho ancora padroneggiato la potenza massima di questa cagata. Figli di troia. Io alle volte seguo anche i vostri consigli. Ma non ucciderli, non c'è bisogno. Sparali e poi superali. Certo. Poi ci ripassi dopo. Ti dimentichi ovviamente di averli azzoppati. Quello che cazzo volete. Ti fanno danni. E poi ovviamente sono io quello scarso, capito? Pezzi di merda che non siete altri. Questo è dedicato agli stronzi che mi danno dei consigli di merda. Allora, qui c'è il cavallo. Mica non mi ricordo manco la combinazione com'era. Ma me lo metto qua per ora, sti cazzi. Modine si apre la porta. Mica, quando la vedrò la tua testa di merda esplodere in mille pezzi, brutto stronzo? Caputtana, guarda, mo si rialza. Qui troverò un'altra di quelle merda. Però qua c'erano anche munizioni, mi pare, alla fine. Per i più temerari. Granata. E non ci sputiamo mica sopra. Allora, qui dovrebbe cagarmi qualcosa. Guarda. Ecco. Tanto, ne ho un botto, usiamoli. Ma gli fa danno almeno. Oh. Basta, uso la pistola. Porca puttana, che palle. Aspetta, ricarico. No! Aspetta che mi manca. E ci passo oltre, figlio della merda, caga! Tanto ce l'ho dopo da salutare praticamente. Dopo bacino. Forse dopo lo riesco anche a evitare, ne sono sicuro. Comunque proiettili acidi non fanno un cazzo. Idiota io che li ho creati. Ne ho creato a quantità proprio industriali. Posso venderli. Crearci un'attività sopra. Porca merda a me. Oh, bene, proiettili pesanti. Dove ce l'ho la pistola? Ah, giusto. Sentite come nuota quella merda. Ora, qui, in realtà, oddio, questo stronzo si sveglia, quindi adesso uniamo l'utile al dilettevole e gli spariamo in fronte. Col primo. Oh, bene. Pullini, cioè. No, è che questo lo devo
Ok, facciamo così. Ecco. Aspetta. Che mosso di Lola? Allora, di tutto? C'è di tutto? Porca puttana. Guarda, minchia, levatevi dei coglioni, testa di merda. Che la mamma è puttana. Andatevene a fare il culo. Pezzi di merda, di merda. Coglioni del cazzo. Che odio, che odio, che odio. Io odio quando mi sfiorano, cazzo. Non mi hanno esattamente sfiorato, però. Pezzi di merda, oh. Quella mamma puttana ce l'hanno, quelle lì, eh. Dio, ah, qua c'è un ascensore, mi pare. Vabbè, sì. Non mi ricordo manco dove portava. Che bella la mia memoria. Ora. Prima di fare sta boiata. Ella! Coglione del cazzo. Minchia! Finalmente! Ricordami sto schifo di merda. Cioè, io voglio vedere in faccia se lo becco. Cosa gli faccio? Ah, basta? Ma vaffanculo, va. Non valeva la pena manco creare sti cazzo di proiettili, davvero, cioè. Mi... Oh! Vai, non so questi scalloni. Questa che a me non mi serve più, almeno. Credo. Vai, non mi serve più davvero. Ma se io faccio, aspetto una cosa. Devo guardare il documento, perché se no faccio una troiata. Vabbè, faccio altre munizioni acide. Tanto! Che due coglioni. Che due coglioni. No, le uso, mo. Io le voglio usare. Allora, le chiavi le devo buttare, giusto? Sì. Ciao. Guarda come striscia il verme, caga. Coglione. Oh, sì. Prendo sta roba. Giusto per curiosità, qui cosa c'è? Non ci sono mai passato qui, non so cosa cazzo trovo. Guarda, va. Un pilota. Ah, la videocassetta. Cioè, sì, praticamente è... Sì. Sì, è praticamente. È il primo mostro che becco qui, torna indietro proprio volando. Però devo guardare solo per... Ciao. Ciao. Problema di Leon, non mio. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Oh, una videocassetta porno. Ok, mo c'è con la merda qui di nuovo. Perlomeno credo. Se si potesse evitare. Sì. Ciao. This is good. Bene, l'abbiamo evitato alla grande. Ora devo risolvere quel merda di enigma. Buttare un po' di roba. Mi servono più. Aspetta. C'è una piantina rossa lì. Meglio non lasciare niente al caso. Sono curioso di vedere se lì fa la stessa strada che ha fatto Leon, quindi dobbiamo prenderci un braccialetto. Oppure trovare un'altra strada per raggiungere i laboratori sotterranei e il treno. Sono curioso. Qua devo risolvere l'enigma, non mi ricordo. Prima vediamo la cassetta. Ma credo sia la stessa, però la volevo vedere. Magari suscita diverse reazioni. Ti prego. Oh, ti prego, basta. Fermo, ti prego. Ti prego. No, 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 no. Da questa parte, schifoso. Lascialo. Non fargli male.
Ok, il filmato è lo stesso. Felice di averlo visto. Ma che cazzo di reazione è? Cioè, felice di averlo visto. Aspetta, non ho mai esaminato la cassetta. Non dice né contiene nulla, peccato. Scartiamo. Madonna, non ci credo, mica sono un botto di tempo. Ha cambiato l'enigma. Porca puttana. Ecco perché non riusciva a risolverlo. Non riusciva a risolverlo perché ha cambiato l'enigma. Top proprio. Top. Vabbè. Ma se faccio questa più questa. Ah. Uso. Tanto. Chiuso ovviamente. Dimmi che non ci sono mostri da uccidere. Aspetta poco poco. Devo verificare una cosina. Ma qui si apre. Ma manco per il cazzo. Forse non c'è corrente. Forse non c'è corrente. Dio Cristo. Sappiamo già cosa succederà. Subito. Guarda. Puttana tua mamma. Merda. Sì, fra le tante cose, merda. Pezzo di idiota. Scendi che ti spacco il culo. Figlio di puttana. Balla, però mi sta per uscire. Pezzo di merda. Ancora mi puoi cagare il cazzo? Bravo, bravo. Figlio di troia di merda, tua mamma puttana. Coglione del cazzo. Cosa più divertente di tutto ciò che non ho salvato. Fammi vedere. No, oh, un kit. Testa di merda di cazzo. Ciao, e ti supero. Continua a divertirti lì. Sta correndo il bastardo. Sta correndo. Perché non ho preso altre munizioni? Maledizione a me la mia memoria di merda. Oh sì, coltello. Questo lo unisco con cosa? Il culo? Oh Cristo. Ho fatto nulla. Nulla. Manca. Manca. Non gli fa niente. Grande. Grandissimo. Figlio di troia di merda. Ma devo stare attento. Guarda quanto ci impiega arrivare, eh? Ho un regalino per te. Il cazzo. Cioè, guarda quanto ci impiega. Ah, Dio. Di nuovo. Let's go. Ciao, amore. Io sono senza words. Oh, Creed. Dio, è figlio di una puttana. Troia di merda, tua mamma. Bagassa. Fille con che cazzo. Balla. Vai, 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 vai. Ne vuoi ancora? Spero sia la volta buona perché mi sono fatto il cazzo. Ma anche perché non ho vita. Oh, piglialo in culo. Ciao pezzo di merda.
Corrulo. Fille bagassa. Scusami, Sherry. Ci vorrà un po' di tempo. Cazzo ti scusi, stai morendo praticamente. Dio Cristo, spero di non trovare zombie proprio adesso, perché veramente. La ciliegina sulla torta di merda. Allo? Bene. Io però, prima di andare a salvare lei, aspetterò un pochettino, perché vado a curarmi, da pigliarmi un altro kit, spezzo il let's play, e noi ci vediamo la prossima volta. Tutto chiaro? Sì. Al prossimo let's play.